e dice voi non mi cercate perché non chiedete, oh, desidero tanto la grazia, ah la desidero ma l'hai chiesta, ma io la voglio ma l'hai chiesta. Molte volte noi desideriamo le cose ma non le chiediamo, noi vogliamo le grazie ma non le chiediamo. Ma questo vale anche per gli uomini. Se tu vuoi un favore e non fai mai della persona che lo chiede, anche se lui te lo vuol fare, non te lo può fare perché non l'hai chiesto. Così anche con Dio. E allora vediamo un pochettino se questo che dice San Giacomo è vero o no. Prima ci domandiamo, ma Gesù è il creatore dell'universo come parola di Dio? Quando il Dio ha creato l'universo, ha detto una parola, sia fatta la luce, e così fa. Quella parola è quella che un giorno si è spogliata della gloria di Dio ed è venuta in mezzo a noi. È la parola di Dio vivente che viene in mezzo a noi. E San Giacomo così dice nel suo Vangelo, il principio era la parola. E la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Ma un giorno decise di venire fra i suoi, ma i suoi non lo accolsero. Era la luce vera che illumina ogni uomo, ma gli uomini preferirono le tenebre. E adesso vediamo che questo si fa uomo, viene in mezzo a noi. E San Giovanni dice, e la parola di Dio si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ed è quella parola che è uscita dalla bocca di Dio quando disse sia fatta la luce, così fu. Adesso si è spogliato della gloria di Dio per venirci a dire a noi, ti voglio bene. Perché il Dio ce l'aveva detto tante volte per mezzo dei profeti, ma noi non lo credevamo, ed ecco che adesso è venuto personalmente a dirci. E come dimostra che lui vuole che noi gli chiediamo le cose? Ecco, vi ricordate voi che una volta gli presentarono un paralitico, glielo portarono avanti e Gesù lo guardava. Ditemi voi, che cosa può desiderare un paralitico? Che desidera un paralitico? Guarire e camminare. E normalmente, pensate voi che Gesù era stupido, non capiva che quello voleva camminare, ma non lo guariva. Lo capiva, conosceva il desiderio che aveva quell'uomo, ma non lo guariva. E che cosa fece? Gli domandò e gli disse, figlio, che vuoi che io faccia per te? Signore, fa che io cammini. Allora, alzati, piglia il tuo lettuccio e va bene. Quello si alza, si piglia la sua brama e se va. Un'altra volta gli presenta un cieco. Che cosa può desiderare un cieco? Di vedere. Gesù lo guarda, ma non lo guarisce. E gli domanda, figlio, che vuoi che io faccia per te? Signore, fa che io veda. Che si faccia secondo la tua fede? Questi si aprirono gli occhi e cominciarono a vedere. Se queste due persone non avessero chiesto a Gesù la grazia che volevano, la desideravano, la volevano, ma Gesù lo voleva sentire. Facciamoci una domanda. Quante volte noi vogliamo la grazia e non la chiediamo al Signore? Aspettiamo che Lui ce la faccia, ma noi non ci teniamo neppure di chiedergliela. E di dirgli a voce alta, Signore, ascoltami, Signore io ti prego, fammi questo favore, lo vuol sentire, vuole che noi apriamo la bocca e gli chiediamo la grazia. E poi dice ancora San Giacomo, e se chiedete e non ricevete, è perché chiedete il male. Oh, c'è pure una maniera di chiedere i favori e chiederle bene, certo,
Fate la prova voi ad andare in un ufficio e chiedere un favore in una maniera sgarbata. Ma ve lo fa. Voi le chiedete gentilmente, vi prostrate con le piedi per un favore e non lo fa. Immaginatelo voi se glielo chiedete mai. Rivendicatevi di avere il favore. Così, nella stessa maniera. E Dio vuole che noi gli chiediamo il favore e gli chiediamo bene. E la domanda è, domanda che mi sono fatto volendo, come posso io chiedere un favore a Dio e chiederglielo bene? E mi sono messo a leggere nella Bibbia, io ho trovato modi di come chiedere al Signore le grazie e chiedergli le bene. Io ho fatto un libro che è venuto fuori quasi di 200 pagine, perché c'è una maniera di come chiedere e poi di collaborare con lui, perché il Dio non ci impone le cose, ci dice chiedemelo e lo fa. Il Dio ci ama e amandoci è come un padre che vuol bene alla sua creatura, al suo figlioletto, e lo piglia per mano e dice cammina con me. Per cui il Dio vuole che gli chiediamo le grazie, gliele chiediamo bene e poi vuole che collaboriamo con Lui. E abbiamo trovato 5 punti come chiedere bene, 5 punti come collaborare con Dio. Perché Dio vuole che collaboriamo con Lui. C'è un proverbio che da Dio prese già spesso, che dice così, non so se voi lo conoscete o no, aiuto che Dio ti aiuta. E noi pensiamo che sia uno slogan dei vecchietti. È la verità. Il Dio ti aiuta se tu ti metti in cammino con Lui e gli stai vicino. Allora sì. Ma se tu non ti muovi e aspetti che Dio non ti fa niente, non perché non vuole, ma perché non può. E perché non può? Perché ci ha fatto liberi. Io mi ricordo di un panterello che raccontava spesso a padre Emiliano Tardi, che c'era un uomo che si moriva di fame, ma era stanco e vede un albero pieno di mele. Ah, si corre da sotto quell'albero, non mi posso riposare. E guardava tutta quella bella frutta che c'era sopra e diceva, cadete in bocca, ho fame, ma nessun frutto gli cade in bocca. Così a noi molte volte diciamo, Signore, fammi questa grazia, ma non collaboriamo con Lui e la grazia non ce la può fare. Io adesso vi dico alcuni punti per pregare bene. Ce l'ha detto Gesù. Qualsiasi cosa chiedete nel mio nome, io la farò. Dunque, quando preghiamo, chiediamo a Lui grazia, chiediamo al Padre Celeste, che per l'amore che ha per Gesù, per i meriti di Gesù, ci concedesse la grazia. E adesso vi faccio una domanda. La Santa Madre Chiesa, quando ci fa pregare, ci fa chiedere a Dio Padre le grazie per i meriti di Gesù? Sì o no? Sì. E dove lo troviamo? Quando, in che momento, la Chiesa ci incoraggia a chiedere le grazie a Dio Padre del mezzo di Gesù. Vediamo chi si ricorda. Non mi dite che in chiesa a sentire la messa non ci è andata mai. Ci andate, signori? Quando il sacerdote incomincia la preghiera, come incomincia? Preghiamo. Come la termina? Come la termina? Per Cristo nostro Signore. Ecco che la Santa Madre Chiesa ci fa chiedere le grazie a Dio Padre nel nome di Gesù, perché Gesù l'ha detto, qualsiasi cosa chiederete nel mio nome io ve la concederò. E allora ecco che noi chiediamo al Padre Celeste nel nome di Gesù che ci faccia la grazia. Un esempio, quante volte io ho pregato, ho rivolto lo sguardo al Padre Celeste e gli ho detto, Padre, tu dici che sei mio padre, fammi questo favore, te lo chiedo nel nome di Gesù,
il tuo figlio amato. Nel suo nome, fammi questo favore. Gliel'abbiamo mai detto? No, ci dimentichiamo. E aspettiamo la grazia. E abbiamo chiesto mai. Poi, un'altra volta ci dice, mettetevi d'accordo. Se voi vi mettete d'accordo, qualsiasi grazia vi chiedete, io la faccio. Che vuol dire questo? La Santa Madre Chiesa ci fa mettere mai d'accordo per chiedere a Dio le grazie durante la messa? Sì o no? Quando, a che momento? Nella preghiera dei fedeli. La preghiera dei fedeli è fatta perché tutti i fedeli si mettono d'accordo a chiedere la stessa grazia. Uno la legge e poi tutti quanti assieme diciamo: ascoltaci lo Signore. Quel fatto che tutti quanti ci mettiamo assieme a dire ascoltami lo Signore e mettersi d'accordo. Poi c'è un altro punto molto bello, detto dal profeta Isaia e ripetuto da San Pietro delle Solite: per le sue sante piaghe noi siamo guariti. Gesù, mi fa male la testa, non ne posso più, per la tua coronazione di spine, per quel sangue e quel dolore che tu hai provato nella tua testa, fammi passare il mal di testa. Sapete quanto mai la prova? Oh, ma che male che ho alle spalle, non ne posso più. Hai mai pensato al dolore che Gesù aveva sulle sue spalle quando saliva il Calvario con la croce sulle spalle? E gli hai mai detto: Signore, per quel dolore che tu hai provato sulle tue spalle quando salivi il Calvario, fammelo passare questo dolore. Non c'è un punto del corpo di Gesù che non abbia sofferto. Tutto il suo corpo, dalla testa fino ai piedi, è stato una piaga. Ha sofferto in tutto il suo corpo. E per quelle piaghe che noi siamo guariti, per quelle piaghe che noi dobbiamo chiedere al Padre Celeste di guarirci, ma non lo facciamo. Pretendiamo, vogliamo, ma non lo chiediamo. Fratelli, oggi Gesù ci ricorda una cosa, che è venuto in mezzo a noi, ci ha dichiarato il suo amore e vuole che gli chiediamo le grazie, ma impariamo anche a chiedere, così come lui ci suggerisce. Questa è la prima parte. Io accenno brevemente la seconda parte di come collaborare con il Signore. Dice la Scrittura: figlio, nella malattia non avvilirti. Ma appena viene il dottore ci dice: guarda figlio mio, tu stai male, sei ammalato sul serio, qui c'è il pericolo che te ne vai all'altro mondo. Volevo morire, e tutta la Lombardia prima, e questi figliuoli che io ho, che fino a fanno? Tutte le preoccupazioni arrivano alla nostra mente, gli arriva la disperazione. Ed alcune persone, quando sanno che sono gravemente ammalate, pensano di risolvere il problema gettandosi da un balcone, gettandosi da un ponte e facendola finita. E no, il Signore è Dio che vi vuol bene, quel Dio che vi ama, mi dice, nei problemi, nella malattia, nell'avversità, non perdi. E che devo fare? Prega il Signore e Lui ti guarirà, e Lui risolverà il tuo problema. Diciamo malattia, ma qualsiasi problema abbiamo, non ci dobbiamo scoraggiare davanti ai problemi. E che dobbiamo fare? Pregare il Signore e Lui ci libererà. Che problema hai? E non trovo lavoro e non tengo soldi per pagare gli debiti. Prega il Signore e Lui ti aiuterà. Tutte le cose che vanno storte, perché il diavoletto mette la coda in tutto ciò che io voglio fare. Prega il Signore e Lui ti aiuterà.
ma hanno fatto una fattura a morte, ma hanno fatto tante maledici. Bene, non discoraggiare, prega il Signore e ti libererà. Ci credi tu che Dio è più potente del diavolo? Ci credi, sì o no? Sì. Sicuro? Sì. E allora perché non credere nella sua parola? Se lui mi ha detto chiedemelo e io lo farò. Adesso se mi vengono a dire, guarda, hanno fatto una fattura, e Dio è più potente del diavolo, dico, Signore, per favore, spezza. Ma io mi scoraggio, mi avviso, mi preoccupo, e non solo. C'è un grande errore che Satana usa e mette in bocca anche ai sacerdoti, perché Satana odia l'unità nelle famiglie. Satana odia che la famiglia si voglia bene. E allora come fa? Beh, si percepisce che uno c'ha una fattura. E chi me l'ha fatta? Tua suocera. E va a vedere se quella nuova c'entra qualcosa da quella suocera. La suocera mi fa il regalo, appena gli danno certo. No, quella è stata tua cognata. A mia cognata non la voglio vedere più, perché mi ha fatto una fattura. Fratelli miei, facendo così, che cosa ha fatto il diavolo? Ha messo odio tra te e tua suocera, tra te e tua cognata. Ha messo odio, rancore nel nostro cuore. E dove c'è odio, dove c'è rancore, il Dio non può operare. Non può. E allora cosa fa? Che ci fa cadere ancora più basso. Ci fa scendere ancora di più nei problemi che abbiamo. Ci fa mancare di fede in Dio. Ci fa dubitare dell'amore di Dio. Ci fa dubitare della parola di Dio. Se Dio mi ha detto che mi vuol bene e mi ama, Lui mi aiuterà. Poi guardate, all'inizio della scrittura, il Signore Dio dice: se voi volete ascoltare la mia parola e la conservate nel vostro cuore, sarete per me mia proprietà. Ascoltate voi la parola del Signore? Qualche uno sì. Gli altri mandavano a domenica, la domenica messa, la parola del Signore l'ascolta, perché si addormenta. Non vi meravigliate. Perché? Quando si fanno le prese? Faccio bene che si addormenta. Se non mi credete, guardate la televisione quando Papa c'è davanti da tutti i vescovi e cardinali, un 50% è consente la quella del Papa. O Papa parla e poi faccio sì, sì. È normale. Chi vede questa sonnolenza spirituale, ma chi ce la porta? Il nemico, che non faccia accettare la parola di Dio, ma se Dio ha parlato, così è e così sarà. Io ho accettato la parola di Dio, l'ho messa nel mio cuore, io sono proprietà di Dio, io appartengo a Dio. E il diavolo è un nemico. Guardiamo le cose pratiche. Voi avete una casa, avete una macchina, è vostra proprietà. Ma questo non impedisce al nemico di pigliare la pietra e scassarti la macchina. Non impedisce al nemico di pigliare una pietra e romperti una finestra o scassarti una porta. Lo fa, è libero. E tu come padrone che fai? Lui scassa e tu lo giudichi. Così fa il nostro Dio. Il nemico viene a portarci dei problemi e il nostro Dio li ripara i problemi che lui ci porta. Ma dobbiamo avere un figlio di cielo. E noi ci vorremmo fermare un altro minuto, solo, sulla seconda frase. Prega il Signore e Lui ti guarirà. Ditemi una cosa, quante volte in un problema vi è stato detto, o avete sentito, guarda c'è quella brava madre, ma quella indovina tutto, ma quella aiuta in tutto. C'è questo problema di salute? Vada la mano e adesso ti guarirà. E noi che cosa facciamo? Anziché di andare
dal Signore, perché lui ha detto: prega il Signore e lui ti guarirà. Il Signore è tuo Dio, il Signore che ti dice che ti ama, quel Signore che ti vuol bene. Invece noi non lo facciamo. E adesso vi dico: che cosa ne pensa di Dio di quelli che vanno da magi, da fattucchiere, da indovini? Dice così il Signore nel libro del Deuteronomio: non ti trovi in mezzo a te né chi esercita la divinazione o il sortilegio o l'augurio o la magia, né chi faccia incantesimi, né chi consulta gli spiriti e gli indovini, né chi interroga di morti, perché chiunque fa questa cosa è in abominio a Dio. Molti sentono di stare ammalati e anziché di correre a Dio ricorrono al mago o all'indovino. Vanno da uno che è in abominio a Dio. E che cosa succede? Che anche tu diventi di abominio a Dio. Io non so qua se conoscete una parola che noi diciamo in abominio, o paesi che dicono mi fa schifo a Dio. Se una persona fa schifo a Dio, come può ricevere le grazie? Non glieli può fare in Dio. Per cui dobbiamo ricorrere a Lui. E noi questo vogliamo fare questa sera. Vogliamo pregare il Signore che ci guarisca, mandare a Lui, credere che Lui mi vuol bene, mi ama. Ed è stato tanto grande il suo amore da spogliarsi della gloria di Dio per farsi uno come me e dirmi: ti voglio bene. Forse in queste feste natalizie tu ti trovi come quella signora, solo. Non hai provato nessun affetto da nessuno, ma c'era uno che ti amava, che ti voleva bene, e tu forse ti sei dimenticato di lui. Gli altri si sono dimenticati di te. La persona che tu amavi e che gli volevi bene non si è ricordata di te, ed ecco che uno ti ama, ti vuol bene, e forse tu ti sei dimenticato di lui. Io adesso chiudiamo per un istante gli occhi. Pensiamo a questo bambino che si è spogliato della gloria di Dio, che nasce in una mangiatoia, e dichiariamogli il nostro amore, perché lui l'ha fatto per amore. E io faccio la preghiera d'alta voce, e voi guardando questo bambino nel vostro cuore ripetetegli le parole che io dico: Signore Gesù, grazie perché tu hai lasciato la gloria di Dio. Grazie perché tu ti sei spogliato di tutti gli angeli che avevano il tuo servizio. Grazie perché sei venuto qui in questo mondo per dirmi che mi amavi. Gesù, io credo nel tuo amore. Gesù, io credo che tu mi ami e che l'hai fatto per me. E anch'io, Signore Gesù, in questo momento ti voglio chiedere scusa perché prima non l'ho fatto, ma adesso lo voglio dirti, oh Signore, che anch'io ti voglio bene, ti voglio tanto bene. Stringimi fra le tue braccia, Gesù, lascia che io ti abbraccio e ti stringo sul mio petto e che ti accetti come il mio Signore, il mio Dio, il mio Salvatore. Grazie, Signore Gesù.